Venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, a pochi passi dalla cella, la cella numero 1 di Padre Pio, perché mi piace qui riprendere un passaggio che ha scritto Maria Vinonska sulla sua morte, ecco, a conclusione del suo libro. Lei usa questa espressione: Padre Pio è morto, ma è morto in piedi, da quel buon lottatore che era sempre stato. Come è lontano il tempo in cui il fanciullo Francesco Forgione ringraziava il Signore perché era stato dimenticato. Altre battaglie ben più terribili lo avevano tenuto sulla breccia per più di mezzo secolo. Nel suo comportamento, nelle sue repliche frizzanti, nelle sue battute e rimproveri bonari, ricordava proprio un soldato. Dio ha potuto chiedergli tutto, fino all'ultima goccia di sangue. Nemmeno il peso dell'età gli fu risparmiato, né le malattie, né tantomeno la fatica. Sapeva sopportare, nascondere col sorriso la sua grande debolezza. Alcune confidenze sono sfuggite al suo silenzio. Un confratello le aveva detto mentre lo sosteneva: «Padre, vi vedo un po' stanco». Lui si fermò bruscamente, guardandolo fisso, dice: «Soltanto un po'». Fatti pochi passi, si fermò di nuovo e disse piano, scendendo le scale: «Non ne posso più». Tuttavia nulla cambia nel ritmo austero della sua vita, dedicata ai peccatori. Né la messa all'alba, né le soste prolungate al confessionale, né la preghiera notturna. Ha fatto camminare fratello asino a colpi di scudiscio, e guai se si ribellava. La grazia del suo stato ha fatto poi il resto. Senza di essa nulla della sua vita sarebbe comprensibile, scrive Maria Vinonska. Siamo agli inizi del 1968, il 25 maggio compie 81 anni. Dal 16 gennaio del 62 i superiori hanno dispensato la recita dell'ufficio, sostituendo questa norma con delle preghiere orali, con il Santo Rosario. Si vedrà poi Padre Pio sempre con il rosario in mano. Durante la messa le gambe non lo reggevano, quindi autorizzato a celebrare seduto, di fronte ai fedeli, come raccomanda il Concilio, in latino. La sua cattiva vista non gli permette di adeguarsi alla riforma liturgica che autorizza le lingue nazionali. La folla non si inganna. Il popolo di Dio è assai sensibile. Mai, durante le interminabili messe di Padre Pio, si sentiva a disagio di fronte allo splendore sacro del linguaggio liturgico. Chi oserebbe affermare che è sufficiente capire? Dal giorno della sua ordinazione, il 10 agosto del 1910, lui ha esplorato con sempre maggiore comodità il mistero della croce, perpetuato nel sacrificio eucaristico, è divenuto una messa vivente. E le folle, ecco le folle, che confluiscono da tutto il mondo, se ne accorgono, al di là di qualsiasi parola. Un sacerdote francese, racconta Maria, le ha detto: «Da quando ho assistito alla messa di Padre Pio, non posso più celebrare come facevo prima».